Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 luglio 87. Ah, diciamo che io ho portato rispetto alla Cavese presentandomi qua con tre attaccanti, a differenza di quello che magari qualcun altro poteva pensare che si veniva qui a fare le barricate. Noi abbiamo difeso ordinatamente qualsiasi attacco della Cavese. Siamo ripartiti quando c'è stato da ripartire, ma non abbiamo appunto in maniera decisiva e convinta. Secondo tempo inizi con un atteggiamento positivo, primo calcio d'angolo, l'ennesima dormita difensiva da parte nostra, perché sono tre partiti che puntualmente ci dimentichiamo gli avversari di marcare gli avversari, ci puniscono. Dopodiché ci siamo riversati, abbiamo provato a creare qualcosa, ci siamo presentati 3-4 volte sugli esterni e per mettere la palla in mezzo sapevamo che avevamo i due attaccanti che potevamo sfruttare, però abbiamo sbagliato qualsiasi tipo di cross e questo non è accettabile da parte dei miei ragazzi, non è accettabile da parte mia, perché la settimana si lavora tanto, si fanno enormi sacrifici e anche oggi, al cospetto della capolista, siamo venuti qua, ripeto, e ce la siamo giocati a viso aperto, non abbiamo concesso nulla alla Cavese, se non il primo tempo, dove comunque abbiamo sofferto quei 10 minuti, ma siamo stati bravi a non capitolare. Di conseguenza, col secondo tempo, ahimè, c'è stata questa ennesima di disattenzione difensiva che ci fa commentare un'ulteriore partita amara per noi. Sì, è stata una partita importante per il risultato, importante per come l'abbiamo interpretata, perché non era semplice. Poi abbiamo avuto, ecco, la situazione del gol e del vantaggio, dove potevamo sfruttare sicuramente meglio quel vantaggio, perché qualche spazio si era l'avevano concesso gli avversari e quindi è rimasta viva fino alla fine. Però comunque complimenti ai ragazzi, perché è stata una settimana dispendiosa, venivamo anche dalla partita di Coppa Italia, quindi non era assolutamente semplice e continua a essere un campionato dove dimostra che tutte le partite poi per portarle a casa c'è da soffrire fino alla fine. È mancato sicuramente anche nella prima parte, dove veramente era complicato, perché è stato un avversario rinunciatario dal primo minuto, trovare qualche alternativa diversa nello sviluppo e qualche giocata più veloce. L'altra condizione che poteva pagare era nel momento in cui avremmo rubato palla, di essere più veloci in qualche ripartenza e sui calci piazzati. È avvenuto perché abbiamo sbloccato la partita e, ripeto, poi lì anche l'assetto loro è cambiato, l'impostazione di gioco è cambiata, quindi si sono create tutte le condizioni per poter raddoppiare e non ci siamo riusciti e l'abbiamo tenuta viva, insomma, anche rischiando con 7 minuti di recupero che qualche pallone buttato dentro poteva poi, ecco, scaturire il loro pareggio. Però diciamo che in linea di massima, per come è venuto l'avversario, per la difficoltà di gara che è stata nello sviluppare, mi aspetto e abbiamo nelle corde molta più precisione e cattiveria lì negli ultimi metri, perché anche il primo tempo ci sono state situazioni dove siamo arrivati con costanza nonostante questo blocco di 9-10 giocatori sotto linea palla, però siamo stati imprecisi, ecco, ricordo quella di Banegas, qualche altra situazione importante.